camminavo su una corda tesa. L'equilibrio mi aiutava. La panchina resta bollente, è inutile negarlo. Lo sa bene anche Mimmo Toscano, che da allenatore si è trasformato in equilibrista. Ogni volta sembra cadere e ogni volta si ritrova in piedi. Anche se mai in modo stabile, ma sempre traballante. La sua avventura da velino assomiglia più ad una telenovela che ad un normale rapporto tra società ed allenature. Partiamo da un presupposto: in questa storia, almeno secondo il nostro modesto parere, sono tutti colpevoli. Società, staff tecnico, squadra, nessuno escluso. La società per non aver costruito una rosa all'altezza, l'allenatore per non avergli dato un'anima e una identità, lo spettacolo ieri a Carpi, noioso, senza gioco, senza idee, nello specchio. Ai calciatori che solo a tratti, a brevissimi tratti, sono riusciti a dimostrare di essere all'altezza di questo campionato. I numeri restano impietosi come la classifica, però forse se si analizza il match del Cabassi, qualche minimo segnale di miglioramento, dalla condizione in crescita di Moculo e Ardemagne, ha ritrovato seppur ingenuo migliorini, c'è. Resta un dato, il gioco del calcio è un'altra cosa, un solo tiro nello specchio è da Guinness dei primati negativi. Per ora comunque il tecnico resta. Stamattina il presidente Walter Taccone è andato allo stadio Partenio Lombardi a parlare con la squadra, ha fatto i complimenti ad alcuni giocatori e ha riconfermato la fiducia a Toscano. Fiducia che però resta a tempo, perché se dovesse arrivare la sconfitta contro il Pisa sabato prossimo, l'equilibrista cadrebbe definitivamente nel burrone. È quello che si augurano in molti, lecito che sia così, ma altrettanto lecito immaginare che l'Avellino cresca e si ritrovi e che conquisti punti importanti, gara dopo gara, per uscire da un baratro che fa paura e come. 2 più 2 non torna 4 mai. Ecco il caos nei pensieri miei.